Padre Boschini è stato una persona molto semplice, un uomo umile, diciamo, no? Anche lui è stato un po', come posso dire, sfortunato e fortunato nella sua vita. Sfortunato perché? Perché i suoi genitori, diciamo così, volevano che lui facesse un po' la carriera da banchiere, possiamo dire così. No? Infatti ha cominciato a lavorare nella fabbrica del cugino, se non vado errato, no? Però lui si sentiva chiamato alla vita sacerdotale, allora ha lasciato tutto e è andato a studiare alla Gregoriana a Roma, no? Però è stato sfortunato perché? Perché è andato un po' in crisi, no? Ha avuto momenti, possiamo come dire oggi, di depressione, no? Di stress, e quindi è andato un po' in crisi. Ed è lì proprio che è cominciata, possiamo dire, la sua fortuna, nel senso che Dio l'ha un po' costretto, no? A iniziare un cammino nuovo, fatto appunto di donazione e di servizio, pur nella malattia, nel cercare di uscire da questa sua, chiamiamola, depressione. E cosa ha fatto? Qui nella diocesi qua di Como, e anche a Como, credo, si dava da fare per aiutare le persone sole nelle case, ha collaborato anche con la San Vincenzo, no? E nella sua cronaca diceva che lui donava anche tutto di se stesso, anche i propri vestiti, quello che lui aveva. Ed è stato appunto lì, credo, il segno divino, che tramite Don Guanella, no, lui è stato indirizzato verso i Camigliani. Io credo che la sua forza è stata appunto questa fede interiore. Pur nella sofferenza, nella malattia, lui ha sempre guardato a Dio, chiedendo a lui appunto un aiuto e il conforto, quell'aiuto e quel conforto che dopo che lui ha sperimentato in prima persona e che lui ha voluto poi dare, perché l'aiuto e il conforto che dava non era altro che l'amore che Dio aveva dato a lui, e lui lo dava attraverso segni di carità. A 150 anni dalla morte della nostra fondatrice, Beata Madre Giovannina Franchi, mi sento di ringraziare il Signore per avercela donata a noi e alla Chiesa. Ogni epoca ha la sua storia, il mondo cambia, ma il carisma di alcune figure come quella della nostra madre Giovannina Franchi, che ha saputo ascoltare il grido dei sofferenti, a farne un programma di vita, assistere i malati con gran cuore, non può tramontare, perché risponde all'invito di Gesù: andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo e curate i malati. In una società sempre più secolarizzata, dove allontana sempre di più la malattia, la sofferenza, la congregazione delle suore infermiere dell'Addolorata continua a vivere il carisma accanto ai malati, condividendo con gli operatori la risposta ai bisogni di cura, di ascolto, di relazione, con un accompagnamento pastorale, perché la persona malata possa vivere il tempo della malattia guardando a Cristo, che si china con cuore compassionevole sulle nostre sofferenze.